Ok, raga, giuro, sono molto emozionata di essere di nuovo su questo canale. E per farmi perdonare di tutta questa lunghissima, insopportabile assenza, sono qui oggi a farvi un bel video di prodotti preferiti del periodo. Questi prodotti qua che ora vedete un po' e un po' non vedete, sono i miei prodotti preferiti che ho provato, provato e adesso io ve li racconto. Bentornati su Beauty Routine. Sigla. Quindi bentornati su questi schermi. Oggi davanti a me ci sono dei prodotti che io ho provato e ho adorato. Li ho divisi per categorie: capelli, rasatura, barba, corpo e anche testa. E oggi ve ne parlo. Innanzitutto vi chiedo, prima di iniziare, di iscrivervi al canale, attivare le campanelline perché adesso non vi faccio aspettare più e seguirmi sui social. Trovate tutto giù in info. Box completo di anche i link di tutto questo che adesso andremo a vedere. Prima di tutto io partirei dai capelli. Allora, questo shampoo qua è uno shampoo di Ref, questa è una linea svedese. E questo qui in particolare è uno shampoo, è un hair and body shampoo. Ovvero potete lavarvi tutti, ottimo se voi siete dei ragazzi sportivi che vanno in giro in palestra e vogliono un prodotto solo. Questo qua è ottimo. Oltre a lasciare i capelli e la pelle idratati pur lavandoli bene, la cosa che a me mi fa sbarellare è la fragranza. È una roba, raghi, che... La fragranza è questo profumo molto maschio. Non ve lo so spiegare perché io non sono esperta di profumi, però è qualcosa di spettacolare. Provate. Poi voglio parlarvi della linea di Hemp. Ne ho già parlato su Instagram molto spesso, soprattutto quest'estate, perché appunto Hemp, cioè la linea alla canapa, è una linea molto idratante. Questi sono dei multifunzione, quindi possono essere usati sia sul corpo che sui capelli, che anche sulla barba. Ora qui no, qui non ho lo shampoo, però io lo shampoo lo do spesso anche per la barba. Questi sono ottimi sui capelli, soprattutto quelli mossi, e se per esempio volete uno shampoo che sia abbastanza idratante per poi non aggiungerci il conditioner. Questo invece è il conditioner. E qui vediamo anche il multitasking spray, che è un leave-in. Un leave-in che però contiene al suo interno una molecola di style e quindi è super buono per chi ha i capelli mossi, naturali, vuole togliere il crespo, vuole idratarli, vuole districarli, ma senza appesantirli. Questa molecola che cosa fa? Se tu ti foni i capelli, ti tiene la forma che dai col phon. Io lo uso spesso sui capelli naturalmente mossi perché ti va proprio a definire il riccio, però non si vede. E quindi a molti questo effetto è un effetto che piace tanto. Dopo aver parlato del capello un po' più crespo, secco, parliamo dei capelli sottili. Qui ho due prodotti super che sono quasi vuoti perché li usiamo molto spesso. Questo è della linea di Lemon Sage, sempre di Tea Tree. Abbiamo parlato degli shampoo in un altro video. Questo è un thickening spray. Thickening vuol dire che è un prodotto che dà corpo, appunto, spessente per i capelli sottili. Questo invece è un texturizing e un sea salt. Qual è la differenza tra questi due prodotti? Diciamo che sono ottimi per i capelli super sottili, quelli senza volume, perché appunto aggiungono tenuta al capello, danno corpo alle radici, al capello sottile e gli danno quell'effetto un po' più corposo. La differenza tra i due è che questo, a differenza di questo, non contiene il sale, perché appunto questo è un sea salt, ma non è uno di quei sea salt che te li metti e ti appiccicano tutti i capelli e poi non ci passi le mani dentro. Questo è un sea salt leggero, che ti dà sì l'effetto
di capello uscito dall'acqua, ma non ti dà quell'effetto che ti sei lavato i capelli con l'acqua di mare. Invece questo è ottimo quando tu vuoi mantenere la forma dei capelli, però non vuoi che il prodotto si veda. Li ho venduti tutti, fidatevi. E per finire io parlerei di cere. Io non so voi che cere usate, ma qui in salone da me molti dei miei clienti adorano il finish matte, il finish naturale. Non amano molto il lucidone. Io tra tutte le cere che usiamo ho scelto queste due perché sono le più recenti che ho aggiunto alla mia collezione di prodotti privata. Queste due sono di Mitch e sono una è una clean cut e una si chiama Material. Sono entrambe delle cere matte, quindi opache, ma la differenza è che la clean cut, questa qui, è morbida, è una semi matte e ti dà quell'effetto sì di tenuta ma molto naturale. Invece la Material, questa qui, è così matte, ma così matte, che è proprio super opacona. E è super sui capelli sottili perché appunto essendo così secca, quindi non a base d'acqua, cioè proprio si asciuga in un attimo e non è un'argilla che ti appesantisce, questa è proprio una cosa tu che si ferma, ha una tenuta media ma anche forte e ha questo finish completamente opaco, un sogno. Per chi vuole la cera opaca, io credo che questa sia la quintessenza dell'opacità. E ora parliamo della mia passione, la rasatura. Non facciamo discorsioni esagerati, vi parlerò di 3-4 prodotti che ho usato già da un po' e che mi piacciono molto e vi dico perché. Innanzitutto, Dipot mi ha riformulato la crema pre-rasatura. E voi dite, quindi mi ricordo che questa crema qua prima era un bel malloppone, quindi quando tu dovevi stenderla sul viso avevi un po' di difficoltà perché risultava molto ciotta, molto gnocca, come direbbe la Cheryl. E invece adesso è molto più cremosa, quindi si stende molto più facilmente ed è una buona alternativa per quelli che usano quella di ProRaso, la nostra amata, il nostro amato prebarba di ProRaso. Invece questa qua, raghi, fa il dovere suo, ci piace, ci piace. Come saponi da barba, io qua ne ho uno che, come si vede, ho finito. Questo è un Pereiras e chi mangia rasatura ne sa. Questo è al carbone, è nero al carbone e ha questo profumo spettacolare, l'ho comprato in un negozio a Milano tempo fa e ancora non è finito innanzitutto e ancora è uno dei miei prefe. Al carbone perché dovrebbe essere ottimo per le pellicole e quando poi lo togliete, anche prima di mettere il dopobarba, la pelle risulta molto morbida e poi anche qua, raga, c'è il profumo, boh, c'è una cosa top. Il mio amato distrutto sapone da rasatura, questo è, dico, the ultimate in shaving luxury, è il sapone di Kent. Io non so se voi l'avete mai usato, questo ha un effetto un po' fresh, però non è balsamico, anche se dice che è col mentolo, però quando poi lo metti non è proprio, cioè, mentolato, come ci potremmo immaginare il mentolato. Cioè, secondo me è più una cosa fresca, sa proprio di un sapone di lusso. E infatti costa un pochino, nonostante questo è piccolo, cioè questo è un 75 ml. Io non so se voi avete mai usato questo sapone, ma vi prego, provate perché è super e ti lascia la pelle morbidissima, anche se non mettete il dopobarba. Io ve l'ho detto. Parlando di profumi, ovviamente, io ho scoperto in un negozio di Roma, dal quale poi è partita una bella collaborazione, questa linea che
che i fanatici di Profumo conosceranno molto bene. L'azienda si chiama The Merchant of Venice, il mercante di Venezia, e questa è la linea Nobile Homo Care, ovvero la loro linea di rasatura. Ora qui ho il pre-shave oil, il sapone, di là ho anche l'aftershave, non ho messo tutto qua perché che ve lo metto a fare. E a parte le confezioni che sono molto belle, molto eleganti, anche semplici, però a me piacciono un sacco, una nozione speciale per l'olio pre-shave, perché noi siamo abituati a questi pre-shave oleosi, cioè olio che tu metti e poi ti insaponi, invece questo pre-shave ha una consistenza in gel. Ora io non so se si vedrà, però vediamo. Ecco, come vedete, praticamente non è un olio proprio che cola, rimane abbastanza in gel, cioè proprio io lo sento in consistenza gel. E quindi quando tu lo vai a stendere sulla pelle, non è che ti, come diciamo noi in Puglia, ti inguacchia, non è che se ne va per i fatti suoi, ecco, ma rimane abbastanza appiccicato alla pelle. Bello, perché dopo quando noi andiamo a fare il panno caldo, essendo come, cioè è una, non so come spiegarvelo, è una via di mezzo, è un olio però una via di mezzo con la crema. E qui, e a parte che c'è un profumo, i profumi sono tre, io adesso qui ne ho due, questo blu è quello più fresco, questo è quello un pochino più legnoso, e poi ne hanno un altro che è, credo sia colonia, tipo colonia classica, una roba del genere. Il sapone invece è una crema, è un sapone in crema, non è duro, è morbido. Possiamo usarlo in due maniere. Ci possiamo sia insaponare con le mani sulla barba umida, massaggiando il sapone con le mani, quindi se voi non siete pratici di pennelli come invece noi siamo, ma è super anche se lo montate in ciotola. Io lo monto in pennello, però se lo montate in ciotola è qualcosa di super. Perché? Perché ti crea questa schiuma, che non è, cioè questa crema appunto, della consistenza tipo della panna montata, che se ti radi è proprio la quintessenza, cioè anche se non ti sai insaponare come Leica Pro, come diceva l'amico nostro, io ve l'ho detto di nuovo. La cosa bella di queste fragranze sono la persistenza, cioè tipo una mia amica, io adesso non mi ricordo se c'ho il messaggio, una mia amica l'ho raso, vabbè, ho fatto la barba al fidanzato da un'amica mia e gli ho messo questa linea qua e lei mi dice che il giorno dopo era ancora profumato come se l'avesse appena messo, e quindi la persistenza, cioè